16:15. È un salmo tipico del tempo della Pasqua, però rileverò anche qualche altro aspetto che lo connette bene con il brano di questa sera. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene. Per i santi che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore. Si affrettino altri a costruire idoli, io non spanderò le loro libazioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta sui luoghi deliziosi, e magnifica la mia eredità. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce. Io pongo sempre innanzi a me il Signore. Sta alla mia destra, non posso vacillare. Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro. Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gli ultimi versetti appunto hanno questa intonazione che è stata letta ben presto come una previsione di quello che è l'evento della risurrezione di Gesù. A metà invece il Salmo dice di una risposta, sì, perché si tratta di una risposta alla scelta che ha fatto il Signore. E non noi abbiamo scelto Lui, ma Lui ha scelto noi. Però ci è data la possibilità di rispondere alla sua scelta. Con questa sera, Dio piacendo, concludiamo il capitolo 14, che cominciava con le parole: non abbiate paura, non sia turbato il vostro cuore. I discepoli alla partenza di Gesù si sentono orfani, abbandonati, e Gesù spiega che non li abbandona, ma va a preparare un posto. Ecco, quel posto ce lo prepara e ce lo indica proprio manifestandoci il suo amore. E capiremo che il posto che Lui ci prepara presso il Padre non è molto lontano da noi, quel posto. Quel posto è dentro di noi. Manifestandoci il suo amore apre il nostro cuore in modo che gli facciamo posto e Lui dimora in noi. E abbiamo visto che dice di aver fede in Lui, e poi la volta scorsa abbiamo visto che Gesù dice: se uno mi ama, se uno mi ama, se uno non mi ama. Sembra quasi che il Signore stia lì sfogliando dicendo: mi ama, non mi ama. È l'occupazione principale di Dio nei confronti di ciascuno di noi. Se mi vuol bene o non mi vuol bene. Ecco, ancora nel testo di oggi si ripeterà questo: mi ama o non mi ama. Perché proprio la sua nuova presenza è quella dell'amore. L'amore è Dio, e chi ama conosce Dio, è generato da Dio. Chi ama conosce il Padre, conosce il Figlio, e il Figlio si fa vedere, e anche il Padre. E quando Gesù
ha detto queste cose, allora ci allacciamo subito questa sera al versetto 22, quando interviene Giuda. Sono intervenuti diversi in questi discorsi. Se ricordate, mentre lava i piedi c'è prima Pietro, e poi c'è il discepolo che Gesù amava, poi Giuda, i discepoli che escono, poi Tommaso, poi Filippo, e adesso esce Giuda, non Iscariota. E vediamo la domanda che fa Giuda. Nel capitolo 14, dal versetto 22 al versetto 31, gli dice Giuda, non l'Iscariota: Signore, cosa è accaduto che stai per manifestare te stesso a noi e non al mondo? Rispose Gesù e gli disse: se qualcuno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e verremo da lui e faremo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha inviato. Queste cose vi ho parlato dimorando presso di voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre invierà nel mio nome, egli vi insegnerà tutte le cose e vi farà ricordare tutte le cose che vi dissi. Pace lascio a voi, la mia pace do a voi. Non come la dà il mondo, io do a voi. Non sia turbato il vostro cuore, né sia spaventato. Ascoltaste che io vi dissi: me ne vado e vengo da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado dal Padre, perché il Padre è più grande di me. E adesso ho detto a voi prima che accada, affinché quando accadrà crediate. Non parlerò più molte cose con voi. Viene infatti il capo di questo mondo e in me non ha nulla. Ma affinché il mondo conosca che amo il Padre e come mi comandò il Padre, così faccio. Destatevi. Andiamo da qui. Questa sera partiamo dall'obiezione di Giuda, non l'Iscariota, che dice: e come mai ti manifesti a noi e non al mondo? Il Messia dovrebbe manifestarsi al mondo, e Gesù ha appena detto che il mondo non mi vede più, mi vedrà soltanto e quando mi avrà innalzato sulla croce. Voi invece mi vedrete ancora, anche dopo e anche prima, tranne un breve momento che sarò nel sepolcro. E qui Gesù risponde: come mai noi lo vediamo? Lo vediamo perché si manifesta a noi nello Spirito, e il nuovo modo di vedere Gesù sarà quello dell'amore, perché è l'amore che vede. È il cuore che vede, non l'occhio. Una persona è presente se la ami, se non la ami, anche se c'è, da solo fastidio, meglio che non ci fosse. La nuova presenza di Dio nel mondo, la nuova alleanza, è quello di un cuore nuovo che ama come è amato. E non è solo una presenza metaforica, è la presenza reale di Dio, che è spirito e amore. Abbiamo la stessa vita di Dio. E questa vita si manifesta a noi attraverso i suoi effetti, si manifesta appunto nell'amore, nella gioia e nella pace. Questo è il nuovo modo di vedere e di incontrare il Signore nella propria vita, cioè si manifesta nel frutto dello Spirito. Come la vita non la vedi, però ti accorgi se uno è morto e vivo dagli effetti, così la vita divina la vedi in noi dagli effetti. E allora vediamo per ordine questi aspetti. Primi due versetti.
Gli dice Giuda, non l'Iscariota: Signore, cosa è accaduto che stai per manifestare te stesso a noi e non al mondo? Rispose Gesù e gli disse: se qualcuno mi ama, osserverà la mia parola, e Padre mio lo amerà, e verremo da lui e faremo dimora presso di lui. Ecco, l'obiezione di Giuda viene dal fatto che Gesù ha detto poco prima, al versetto 19, che il mondo non lo vede più tra un po'. Mentre l'attesa dei discepoli, anche dei suoi familiari, già dal capitolo 7, è che Gesù si manifesti al mondo. Se il Messia deve farsi vedere da tutti, tutti devono conoscerlo. E come mai invece il mondo non lo vedrà più, non lo conosce? E invece ti manifesti a noi. Che cosa è accaduto che ti manifesti a noi e non al mondo? Ecco, la domanda di Giuda Iscariota è la domanda che fanno i giudei e che fa ciascuno di noi. Ecco, come si fa a vedere Gesù e perché non si fa vedere da tutti? E a parte che si è fatto vedere da tutti quando era tra noi e l'abbiamo messo tutti d'accordo in croce, adesso si è fatto più furbo, si fa vedere da chi gli vuol bene. Ecco, però il senso è molto più profondo e Gesù risponde a questa obiezione di Giuda, risponde perché si manifesta ai discepoli e non si manifesta al mondo. Allora dice: a voi mi manifesto perché mi amate, al mondo perché non mi amate. Perché? Se qualcuno mi ama, osserverà la mia parola. Cioè, se tu ami Gesù, ami il Signore, vuol dire che lo porti nel cuore, vuol dire che custodisci le sue parole, vuol dire che vivi come Lui. Vuol dire che Lui diventa la tua vita, perché se tu ami una persona, quella persona diventa la tua vita. Allora, se tu osservi la mia parola e vivi di me e ami i fratelli, conoscerai il Padre. Se ami i fratelli, riconosci il Padre, perché hai lo stesso amore del Padre verso i fratelli. E ti sentirai figlio e conoscerai l'amore del Padre verso di te, che è lo stesso che tu hai verso i fratelli. Ed è per questo che tu mi conoscerai. Ma ancora di più, se tu mi ami e osservi la mia parola, sperimenterai di essere figlio, sperimenterai di essere amato dal Padre, perché ami i fratelli, e poi farai anche un'esperienza più profonda. Farai l'esperienza che io e il Padre verremo presso di te. Non si parla della venuta finale di Dio quando sarà esaurito il corso del mondo. Il Signore viene in chi lo ama, Padre e Figlio. Diventiamo abitazione della Trinità. E Dio fin dall'inizio cerca casa nel mondo. E la prima parola che dice Adamo è: dove sei? Perché vuol stare con lui. Dio, che è amore, può esistere solo dove è amato. E l'uomo è quello che dà un posto a Dio nel mondo, appunto amandolo. E se tu lo ami, gli apri la porta, lui entra e cena con te, abita con te, dimora con te. E chi ama non desidera altro che di essere amato e di stare insieme. Dio, che è amore, desidera star con l'uomo. Allora, se noi lo amiamo, ecco che il Padre e il Figlio vengono presso di noi. Diventiamo loro tempio. Allora, quando Gesù dice vado a prepararvi un luogo presso il Padre, in realtà Lui col suo amore, mostrandoci il suo amore, ci fa capire che quel luogo non sta lontano. Quel luogo siamo noi, che apriamo il nostro cuore all'amore, e quindi Dio può entrare e Dio rimane in noi e noi in Dio. Faremo dimora presso di Lui. E la parola luogo e dimora ricorda il Tempio, che è il luogo per eccellenza della presenza di Dio, è il luogo dove l'uomo ritrova se stesso. Ecco, l'uomo diventa Tempio di Dio, dimora di Dio.
Dio sta di casa in noi e noi in Lui. Per questo lo conosciamo, perché abitiamo insieme, diventiamo suoi familiari della stessa casa. Ecco, questo far dimora di Dio presso di noi e in noi è il punto più alto dell'amore di Dio, condivide la nostra vita. Dov'è Dio? Dov'è? Lo cerchi ovunque, non c'è. C'è in te se lo ami, ma c'è davvero. E questa è ormai la nuova venuta di Dio, che ha creato il mondo e ha creato l'uomo per trovare un luogo dove abitare, cioè dove essere amato. Ecco, questo posto dalla parte di Dio, posto dalla nostra parte, è che Dio ci vuole così bene che dice: e perché non far sì che stiano bene anche altri e che partecipino al mio amore e alla mia vita? Cioè realmente siamo divinizzati dall'amore, perché accogliamo Dio e viviamo lo stesso amore del Padre e del Figlio. E se uno, invece di pensare a tante cose, entra in se stesso e accoglie questo amore, e si accorge che cos'è la vita eterna, che poi vivi nella quotidianità, non è nulla di strano, la vivi sapendo che c'è il Padre, che c'è il Figlio, che tu sei figlio e ami i fratelli. Che vuol dire cambiare la vita, fare una vita vivibile, finalmente sensata e nell'amore. E questa è la vita eterna che Gesù è venuto a portare. E che è possibile vedendo come Lui ci ama sulla croce. Per questo Gesù dice: non è che muoio, vado a prepararvi un posto. E il posto siamo noi che apriamo il cuore per accogliere il suo amore. Quindi per questo lo vedremo. Perché comprendiamo il suo amore e lo amiamo. Una piccola nota ulteriore. Per stare alla parola di Dio, a un salmo, credo sia il salmo 27-26, ecco, si esprime lì il desiderio che noi abbiamo di abitare nella casa del Signore. Credo che il Salmo dia un po' corpo a quello che è un desiderio che c'è in noi, c'è in ogni persona, implicito, esplicito, consapevole o meno. In noi c'è questo desiderio di abitare nella casa del Signore, nel Signore. E direi che quello che si dice in questo versetto, o in questi versetti, è il desiderio più grande ancora che ha Dio di abitare in noi. Direi proporzionato, il nostro desiderio è un desiderio umano che ha, diciamo, una certa estensione, una certa profondità. Il desiderio di Dio è infinito ed è il desiderio suo di abitare in noi. Mi piace allora che dice proprio: verremo, prendi l'iniziativa. Non è dice: ma se mi inviti verrò. È vero, posso dare il consenso o meno a che lui entri, ma lui viene per abitare in noi. Ecco, questa è la prima parte della risposta a Giuda, che gli ha chiesto: perché noi ti vediamo? E lo vediamo perché viene a star di casa con noi, perché stiamo insieme. Mentre se uno non mi ama, chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che ascoltate non è mia ma del Padre che mi ha inviato. Ecco, se chiudiamo il nostro cuore all'amore e non viviamo la parola del Figlio, non viviamo da figli, non conosciamo il Padre, non conosciamo i fratelli, ci chiudiamo a Dio. Ecco, questa chiusura evidentemente quanto durerà, ci chiediamo. Ecco, dura fino a quando, dice Gesù, io sarò innalzato, allora attirerò tutti a me. Cioè dura fino a quando uno non conosce l'amore crocifisso del Signore. Fino a quando non riceve l'annuncio della croce, di questo amore fino all'estremo. Quando uno ha colto e ha sentito questo amore,
non può dire di no, perché finalmente è libero dalla paura e sa quanto è amato, e il suo cuore trova ciò che desidera e dice sì. Se non dice sì è perché ha paura che non sia vero, che non ci sia, e gli manca la testimonianza, gli manca l'esperienza ancora. Di queste cose vi ho parlato dimorando presso di voi. Fermiamoci brevemente sul versetto 25, che è la sintesi di tutta la vita di Gesù. Di cosa ha parlato Gesù in tutta la sua vita? Quando ha dimorato presso di noi, in quei 33 anni che è stato al mondo, ci ha parlato esattamente dell'amore del Padre e del desiderio che ha Dio di stare con noi, che Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio, e che il Figlio che conosce l'amore del Padre ama tanto i fratelli da dare la vita per loro. Quindi tutta la vita di Gesù non è altro che il racconto della passione di Dio per l'uomo, che trova il suo apice nella croce, dove l'amore raggiunge l'estremo. E Gesù si è manifestato ai discepoli quando era presso di loro. Ora noi non lo conosciamo più, non è più presso di noi. Ecco, però è ancora presso di noi attraverso la parola del Vangelo. E tra l'altro qui si usa il termine parlare, non dire. Normalmente in Giovanni, quando Gesù parla nel suo tempo, il vocabolo che si usa è dire. Quando si usa la parola parlare, si intende Gesù che parla ancora nella storia attraverso il Vangelo. Non è Lui che dice personalmente, ma è ancora Lui che parla attraverso il Vangelo. Il Vangelo di Giovanni, per esempio, che cos'è? Non è altro che il racconto di ciò che Gesù ha detto e ha fatto, perché anche noi attraverso il racconto del Vangelo sappiamo chi è Gesù. Cioè lo stesso Vangelo ci rivela ancora adesso chi è Gesù. E il tempo che Gesù è stato tra noi è il centro del tempo. Lì è tutto compiuto. Dio ci ha dato tutto. E il tempo successivo cosa serve? Serve per capire ciò che è avvenuto in quel tempo e per accogliere ciò che già è donato. Sarebbe come dire che hai ricevuto una potenzialità, un'eredità infinita, e a cosa ti serve la vita? Per usarla, per viverla, per goderla. Così tutta la nostra vita non è altro che un approfondire ciò che già ci è stato donato. Già da sempre siamo figli di Dio, che non è una piccola cosa. Il Figlio ce l'ha rivelato. E adesso perché viviamo? Per capire quel tempo che Gesù ha vissuto e per vivere allo stesso modo, da figli e da fratelli. E così il mondo raggiunge la sua pienezza, che è la rivelazione, la gloria di Dio. Per cui, dimorando presso di noi, ecco, ci ha comunicato tutto. E nel versetto che segue c'è una specie di avversativa che vuol dire c'è una consumazione, un'esplicitazione ulteriore di ciò che lui ha comunicato. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre invierà nel mio nome, egli vi insegnerà tutte le cose e vi farà ricordare tutte le cose che vi dissi. Ecco, ciò che vale per i discepoli vale anche per noi. Dio ci ha già detto e dato tutto se stesso quando è stato tra noi, anzi ce l'ha già dato da prima dall'eternità, ma con Gesù ce l'ha rivelato definitivamente. Però Gesù se ne va, non ci lascia soli, ci manda il Consolatore, lo Spirito Santo, quello che era chiamato lo Spirito della verità, e lo Spirito è la vita, e la vita di Dio è l'amore, ci dona il suo amore sulla croce, ce lo fa vedere, ce lo offre. Ed è questo amore
che ci farà conoscere ciò che Gesù ha detto. Progressivamente, e più lo conosci, più lo ami, più lo ami, più lo conosci, e avanti all'infinito. Sarà questo che vi insegnerà tutte le cose che io vi ho detto. Cioè, non è che lo Spirito Santo mi ispiri cose strane, mi ha detto lo Spirito Santo, allora, se ti ha detto qualcosa lascia perdere. Semplicemente ti dice ciò che Gesù ha detto già nel Vangelo, non c'è nulla da dire, nulla da aggiungere, nulla da togliere, solo che te lo dice e ti dà la forza di viverlo, perché è solo l'amore che ti fa capire e ti fa fare. Quindi il dono che Gesù ci fa sulla croce e che fa nella storia e che la sua presenza costante nella storia è l'amore che ci fa capire e ci fa fare ciò che lui ha detto e ha fatto, tutte le cose. Ve le insegnerà, e nel Vangelo è solo Gesù che insegna, una volta il Padre che insegna a lui l'esser figlio, e qui è lo Spirito, quando manca Gesù, che ci insegna a vivere da figli, ci fa capire tutte le cose dette dal figlio, ci insegna a amare il figlio, a amare il padre, a amare i fratelli, e allora capisci tutto. E ti farà ricordare tutte le cose. È bella la parola ricordare, e ricordare è portare nel cuore, è l'amore che ti fa portare nel cuore le parole di chi ami. Queste parole entreranno nel nostro cuore, e siccome uno vive di ciò che ha nel cuore, di ciò che ricorda, vivremo la parola e saremo come Gesù, il Figlio, che ha dato carne alla parola. È importante questa memoria, e anche tutta la profezia cristiana non è altro che la memoria di Cristo, la memoria del Figlio. E ciò che non è in memoria non esiste. Anche per noi, se non entra nel cuore questa parola, ecco, non esiste per noi. Entrare nel cuore vuol dire che la ami e diventa tua vita, e allora vivi da figlio. Allora lo Spirito Santo, ma questo tema verrà ripreso nel capitolo 15 e poi ancora nel 16, lo Spirito Santo proprio ci introduce in tutta la verità del figlio, praticamente è l'amore che ci fa capire e ci fa vivere. E questo amore da dove lo vedo? Fiorisce questo dono, fiorisce nella pace e nella gioia. Pace lascio a voi, la mia pace do a voi, non come la dà il mondo io do a voi. Non sia turbato il vostro cuore né sia spaventato. Ascoltaste che io vi dissi: me ne vado e vengo da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado dal Padre, perché il Padre è più grande di me. Ecco, conosciamo la sua presenza, la presenza dello Spirito, la presenza del suo amore, della sua vita, da che cosa? Dalla pace e dalla gioia. Noi conosciamo molto l'inquietudine, conosciamo molto la tristezza, e la pace e la gioia che ci testimoniano che abbiamo lo spirito dell'amore, perché la pace e la gioia c'è solo nell'amore. Se non c'è amore sei inquieto e non hai gioia. Quindi il segno definitivo che Dio è in noi e noi in Dio e che lo conosciamo è se abbiamo la pace e la gioia. E adesso Gesù spiega che cos'è la pace. Ecco, per pace si può intendere tante cose. E ai tempi di Gesù si conosceva molto bene la Pax Romana. I romani dominavano su tutto il mondo e tutti erano in pace, e chi non stava in pace subiva la diminutio capitis, gli tagliavano la testa, e gli altri imparavano a stare in pace. Cioè, è la pace del dominio della violenza, quando domina il più violento
e il più debole non ha ancora la forza per ribellarsi, per cui la pace è quell'intervallo tra una guerra e l'altra. È ancora l'unica forma di pace che sembra che il mondo conosca. E Gesù dice: non vi lascio questa pace, ne avete già troppa di questa. Che consiste nel più prepotente che domina tutti, gli altri devono stare in pace per forza, perché se no gli va peggio. Però questa pace si rompe quando uno pensa di farcela, a prendere lui il posto di chi sta sopra. Ecco, non è questa la pace. Questo è il dominio della morte, dell'egoismo e dell'odio, e fino a quando non si cambia il concetto di pace, ne vedremo sempre di più belle, o di più brutte, come preferite. Però sembra che siano sempre più belle, perché ci si tiene tanto a questa pace, a questo dominio sul mondo, che o siamo imbecilli, oppure lo siamo. Vabbè, non è questa la pace. E bisogna stare attenti a capire che non è questa la pace, questa non è la via della pace, è la via della guerra, è la via della morte, è la via della violenza. Verrà fuori molto chiaramente nel racconto della Passione: l'agnello di Dio porterà su di sé le conseguenze di questa pace, cioè la morte. Non è neanche la pace che Gesù dà, quella pace stoica, che se anche il mondo crolla io resto impavido, anche se un po' di cocci mi scalfiscono, ma neanche più che tanto. Cioè quella pace interiore della tarassia che nulla ti scuote, sei impassibile davanti al male del mondo, davanti a ogni avvenimento, tu sei inossidabile, cioè insensibile. Ecco, non è questa la pace dell'insensibilità, questa non è pace, è negazione dell'amore, è indifferenza al mondo. Non è neanche quella pace, la pax perniciosa, cioè quella pace che tante volte stabiliamo anche noi nel nostro interno, accomodando un po' le cose così. E accetto la mia schiavitù, il mio male, ci vivo in pace, accontentiamoci, c'è tutto bene, tutto ok, tu sei ok. Non è questa la pace. È la pace che passa attraverso la croce, attraverso la forza di un amore più forte della morte. E Gesù dirà: pace a voi discepoli, mostrando le ferite della croce. Quindi questa pace è frutto di un amore più grande della vita e della morte, ed è quella pace che può esistere anche nella morte, anche nella violenza, quella violenza che non fai perché è ripugnante e perché è brutta, quella pace che viene appunto da un amore più grande di tutto, perché hai scoperto la perla preziosa. Ed è una pace chiaramente sempre insidiata, ecco, prima di tutto dentro il nostro cuore. E difatti il capitolo 14 comincia: non abbiate paura, non sia turbato il vostro cuore, e termina ancora così, perché la prima cosa che perdiamo è questa pace. Tant'è vero che per sapere in che posizione ci troviamo all'istante, per sapere dove mi trovo, basta che guardo se sono in pace o no. Se non sono in pace vuol dire che sono altrove. Se sono in pace vuol dire che sono in me stesso davanti a Dio, e poi vediamo. Se no vuol dire che sono fuori. Ecco, e questa è la pace, non come la dà il mondo, che è una pace illusoria, che provoca inquietudine, violenza o indifferenza. È una pace che nessuno può rapire. E per questo Gesù dice: allora non sia turbato il vostro cuore. E mi piace che Gesù dice non sia turbato, e che si dice 2 o 3 volte di Gesù che è turbato, anche lui. Davanti a Lazzaro è turbato, al sepolcro, è turbato nel capitolo 12 quando predice la storia del chicco di frumento che muore, sta entrando in Gerusalemme e prevede che lo fanno fuori.
quindi ha provato anche lui il turbamento. E ci dice non essere turbato. Vuol dire che lui è stato turbato, che anche noi siamo turbati, ma che si può uscire da questo turbamento. Perché è un grave errore quello di pensare questa pace non è per me perché io non ce l'ho, io sono turbato, quindi non è per me. No, è fatto per chi anche è turbato, è il superamento di questo turbamento, la pace. Che è giusto avere, perché se capitano certe cose, se uno non si turba, mi turbo a vederlo. No. Non sia turbato e non sia spaventato. Mi permetto di tornare indietro, proprio a riprendere un'allusione al capitolo 20 di Giovanni, là dove si dice che appunto il risorto, comparendo tra i discepoli che erano spaventati e turbati, mostrando le piaghe, dice pace a voi. Non è una forma di saluto, ma è una vera comunicazione di pace. Ecco, la pace che viene da queste ferite, ferite delle mani, dei piedi e del cuore spaccato, perché ecco, lì si è spenta la cattiveria, si è spento l'odio, si è spenta la divisione, l'ingiustizia. Allora da lì fluisce la pace. Ascoltaste che vi dissi: me ne vado e vengo da voi. Ecco, Gesù ha detto all'inizio del capitolo che se ne va a prepararci il posto, poi torna e ci prende con lui. E qui dice più brevemente: vado e vengo. La sorpresa sarà capire che il suo venire è il suo andarsene, perché proprio andando in croce ci ama totalmente fino all'estremo, ed è proprio questo suo amore estremo che lo fa entrare in noi e venire presso di noi. E continua dicendo: se mi amate vi rallegrerete di questo. Noi celebriamo l'Eucarestia proprio perché Gesù ha dato la vita per noi. Cioè ringraziamo e abbiamo la gioia e la certezza assoluta del suo amore perché è finito in croce. È tornato al Padre, e il Padre è più grande del Figlio. È bella questa espressione di Gesù. Probabilmente poi il Padre dice: è il Figlio più grande di me. Non che il Figlio sia inferiore al Padre, il Figlio viene dal Padre e Gesù accetta di essere Figlio. E l'accettare di essere figlio è l'unico modo per vivere, anche per gli uomini. E tutti i nostri mali, l'abbiamo detto infinite volte, ma infinite volte può essere capito in modo diverso, dipende dal non accettare ciò che siamo, cioè figli. Che la nostra vita è da un altro, non siamo padroni. E tutte le volte che vogliamo stringerla ci sfugge. Non siamo padroni, per fortuna. Se fossimo padroni sarebbe già finita. La vita è dono di amore e resta dono di amore eterno. Gli ultimi versetti. E adesso ho detto a voi, prima che accada, affinché quando accadrà crediate. Non parlerò più di molte cose con voi. Viene infatti il capo di questo mondo e in me non ha nulla. Ma affinché il mondo conosca che amo il Padre e come mi comandò il Padre, così faccio. Destatevi, andiamo da qui. Ecco, Gesù dice: ma perché vi dico queste cose che sostanzialmente non capite? Perché poi le capirete. Certe cose si dicono anche se non si capiscono, poi nella storia, quando accadranno certe altre cose, capirai che erano vere quelle cose.
La parola anticipa sempre l'evento, e quando capita l'evento dici: ah, è proprio quello che aveva detto. Ma perché lo dice prima? Per far capire che quell'evento non è a caso, è frutto della sua parola, è frutto del suo amore, e quindi hai un altro atteggiamento verso la vita. Sai che la vita non è a caso, è frutto di parola, di intelligenza e di amore. E Gesù dice: adesso finirò di parlare con voi, perché viene il capo del mondo. Il capo del mondo è Satana. Non sarebbe il capo, ma è quello che si è messo a capo. È quello che Gesù dice al capitolo 12, che verrà scacciato fuori dal mondo, ed è il padre della menzogna e omicida. Ecco, verrà il padre della menzogna e dell'omicida. Dice: questo padre della menzogna e omicida su di me non ha nessun potere, perché io sono la verità, io sono la vita. Non ha nessun potere. E perché viene? Viene per prendermi, per fare il suo mestiere. Ha tolto la vita a tutti, toglierà la vita anche a me. E proprio allora il mondo conoscerà che io amo il Padre e che io so dare la vita. C'è proprio il capo di questo mondo, il potere delle tenebre, catturando la luce, credendo di vincere, perde. Sarà la sua sconfitta. Su questo torneremo varie volte nel racconto della Passione, che sarà tutto il gioco tra luce e tenebra. Ecco, il capo di questo mondo viene per prendere Gesù. E proprio così Gesù mostrerà l'amore fino all'estremo, non solo l'amore che lui ha per il Padre, ma anche l'amore che ha il Padre per il mondo, perché appunto il Padre ha comandato al Figlio di deporre la sua vita per i fratelli. E nel finale Gesù dice: destatevi. Dice ai discepoli di svegliarsi, è una parola che indica la risurrezione, e andiamo da qui. E poi invece resteranno ancora lì per 2 capitoli, ma non importa, anzi per 3 probabilmente. Andiamo da qui. Il discorso adesso esce simbolicamente dal cenacolo dove Gesù è coi 12, e nel capitolo 15 e seguenti si amplierà in tutto il mondo. Pur parlando dal cenacolo a quei 12, Gesù parlerà realmente a tutti quelli che verranno dopo i 12, cioè più direttamente a noi, dicendo le stesse cose. E i capitoli 15 e 16 saranno una ripetizione dei capitoli 13 e 14 applicato a noi che veniamo dopo. Ecco, come vedete, tutto il testo di questa volta e della volta scorsa è un gioco sulle parole amare, vivere, conoscere. Se ami, vivi in un certo modo, vivi la parola; se vivi in un certo modo, conosci la verità della parola, dove tutto il centro consiste in questo amore, che è il principio di ogni conoscenza. Come l'odio è il principio di ogni tenebra, di ogni non conoscenza. Testi utili per approfondimento. E mi permetto di ricordare ancora il salmo che abbiamo pregato la volta scorsa, 103, poi il salmo di questa sera, salmo 16, 2 altri salmi anche, i 117 e i 136. Poi i brani del Nuovo Testamento, da Giovanni il capitolo 15, 26, 27, capitolo 16, 7, 15. Poi dalla lettera prima di Giovanni, prima Giovanni, 3:11-24, ancora prima Giovanni, 4:7-5:4, e poi dalla lettera ai Galati,
il dono dello Spirito, il frutto dello Spirito. Galati 5:22, un solo dono, le 9 sfaccettature di questo dono. E poi Efesini, capitolo 2, 1:22. Ecco, qui terminiamo. Pensavo a quando mi capita di percepire di non avere la pace, no? Di non essere in me. Però appunto ricordavo come in questi momenti sia così difficile, pur prendendone consapevolezza, recuperare la vicinanza con Dio. Quasi sembra che ci sia una resistenza fortissima a recuperare l'intimità nel dialogo con Dio in questi casi, quindi è davvero una lotta molto forte. E credo che l'impegno più importante della propria vita è questo cammino verso la pace interiore, che è un cammino. Non è che dice non ce l'ho, allora non è per me. Proprio tutto ciò che non ho è per me. Se ce l'ho già non mi interessa più che tanto, quel che ciò lo conosco e non. Invece proprio il dono della pace ci si accorge come è insidiato. Qualunque piccola cosa me lo può far perdere e ogni volta sono chiamato a tornare alla mia pace. Ecco, a tornare alla presenza di Dio, a fermarmi a sapere che Dio è il Signore della mia vita, non le cose che capitano. Quando perdo la pace è perché divento idolatra, cioè le cose che capitano invadono tutto il mio campo di coscienza e mi sento schiavo di queste, le desidero, le odio, ma sono in dipendenza diretta da tutto ciò che avviene e comunque capita. E la pace invece è quel momento in cui tutte le cose si riordinano perché il Signore è il Signore e le altre cose ci sono ma non mi sconvolgono. Però dico, è un cammino, ecco. E per me è bello che questo cammino sia fatto per i discepoli ai quali dice non sia turbato il vostro cuore perché sono turbati. È Gesù stesso che era turbato, prima di dirlo, due capitoli prima. Anzi, c'è tre volte il turbamento anche nell'ultima cena, quando predice il tradimento di Giuda. Beh, intanto grazie per quanto è stato detto questa sera. E, io mi ponevo due domande. La prima è, diciamo, cercare una definizione di quello che è il turbamento. Mi spiego, stavo cercando di capire se c'è una differenza fra il turbamento che Gesù prova davanti a Lazzaro e quello che noi proviamo tutti i giorni, che non so se possiamo chiamare preoccupazioni mondane. Allora, la prima domanda è se questa è una definizione e una distinzione lecita o illecita, o se sono su un piano completamente sbagliato. Il punto secondo è, mi sembra di aver capito, e chiedo conferma di questo, se il nostro peccato non è tanto appunto essere turbati, quanto è chiudere le porte alla speranza nel momento in cui lo siamo. Chiedo se è giusto quello che... C'è circa il turbamento una definizione. Ecco, ci sono vari tipi di turbamento. Dicevo nel Vangelo, e mi era sfuggito quando parlavo prima dicendo due volte, ma avevo presente una terza, Gesù è turbato tre volte. La prima volta davanti alla morte dell'amico Lazzaro, è un tipo di turbamento che proviamo tutti davanti al male dell'amico, quello ci turba.
La seconda è davanti alla propria morte, per chicco di frumento, uno al capitolo 11, uno al capitolo 12. La terza volta, il terzo turbamento, è davanti a Giuda, che rifiuta l'amore, quindi al male spirituale di Giuda. Se il primo è la morte dell'amico, il secondo è la propria morte, il terzo è il male spirituale di una persona. Io credo un pochino questi tre tipi di turbamenti sono abbastanza diversi tra di loro, Gesù li ha provati tutti e tre. Noi ne conosciamo poi tanti altri, ma questi sono tre casi estremi. Ecco, il turbamento c'è ed è il luogo dove siamo messi alla prova nel turbamento, nel senso che o ci chiudiamo e perdiamo la speranza, oppure ci apriamo e diventa il turbamento il luogo della fede, dell'abbandono, di una crescita. Ecco, ma non è così automatico, perché prima che il turbamento diventi un luogo di crescita è necessario qualche volta anche una lunga elaborazione, e il turbamento può durare un po' più a lungo di quanto volevamo. Cioè, dire, non spaventarsi se c'è, ma neanche rassegnarsi. E poi credo mediamente, per tanti turbamenti che ci si accorge, ci attraversano la giornata, se uno sta attento a sé, anche può essere turbato anche 10 volte al minuto. Provate a vedere le cose che vi danno fastidio, proprio. Ecco, le trovate infinite se volete. Ecco, se volete potete stare a guardare quelle e essere turbati in eterno. Alla fine diventiamo però anche disturbati. 2 volte turbati e poi disturbiamo gli altri. Oppure, ecco, ci sono queste cose, ci sono. Le registri, però non è tutta la vita. Cioè non sono l'assoluto. Per cui concentri l'attenzione su qualcos'altro, ecco. Infatti penso non è neanche che sia importante, dico, c'è chi soffre tanto, chi soffre poco, dipende dalla sensibilità e anche da ciò che capita, però ciò che sconvolge non è né il grado di sofferenza né l'oggetto della sofferenza. E se uno si identifica solo con la sua sofferenza, ne avesse anche poca, il suo piccolo disturbo diventa più grande di tutta la fame nel mondo, di tutte le ingiustizie del mondo. Se invece posso anche star male, potrei anche essere condannato a morte, potrei dire, oh, tutto sommato hanno anche ragione, perché ho fatto le mie, quindi vabbè, pago giustamente, sto parlando del malfattore in croce, pago giustamente ciò che devo pagare. E quindi posso ridimensionare anche, direi, l'angoscia estrema, reale, se ho una visione più ampia. Se invece è ristretta, basta la minima cosa, mi angoscia all'infinito, mi basta un netto in più, un netto in meno, un voto in più, un voto in meno, uno scatto in più, uno scatto in meno, e crolla il mondo o sussiste il mondo, mentre invece la vita non è questa, ecco. Sì, mi diceva di ripetere la seconda domanda sulla questione del il peccato è non avere fiducia di poter uscire dal turbamento, cioè chiudere le porte alla speranza. Ecco, sì, alla fine ci si accorge come il peccato alla fine è sempre una mancanza di fede, di fiducia. E quando ti manca la fiducia ti consegni al male proprio perché ti sembra inevitabile. Quindi è proprio sempre da chiedere la fede, ecco, è il dono radicale. Mm.
comunque neanche preoccuparsi dei momenti in cui manca la fede, è già previsto. Quando dice abbiate fede vuol dire che non ce l'hanno. Cioè, ci sono anche quei momenti in cui tutto si stacca e poi si riattacca. E quindi sapere anche conoscere un po' la storia e non assolutizzare i momenti che si vivono, neanche i momenti spirituali. Mi viene da pensare che c'è la notte e il giorno, c'è il giorno e la notte e ha una sua funzione. Porto la mia esperienza in merito alla pace e alla gioia. E la mia esperienza, che magari non è solo mia, mi sono trovata in tribolazione e quindi turbata, ed è stato proprio lì il momento in cui ho sperimentato la maggiore pace, la maggiore gioia da parte del Signore, la maggiore vicinanza con Gesù. E pur nella difficoltà grande, almeno per me, mi sono trovata a ringraziare il Signore per questa tribolazione e per queste difficoltà. E ora che non ci sono più, mi trovo distratta da questa pace, da questa gioia. Non chiedo altre tribolazioni, però ringrazio perché comunque mi hanno fatto sperimentare questa grande vicinanza. Dovremmo anche dare per presupposto che se c'è una prova, e la prova necessariamente provoca turbamento, almeno iniziale, è perché il Signore anche vuol farci fare uno scatto in più nella fiducia, nell'amore, nell'esperienza della presenza. E quindi quando si prova turbamento, sul momento magari uno dice meglio di no. Però, ecco, sapere che non è mai, qualunque prova, non è mai perché cadiamo, ma è perché possiamo superarla. Come? Spesso non lo so, in un modo o in un altro. E certamente i turbamenti che provo fanno uscire quegli aspetti negativi di me che se non uscissero li avrei e non mi accorgerei neanche. Le mie idolatrie, i miei interessi, i miei attaccamenti, i miei egoismi, le mie paure, le mie fobie, tutto quel che c'è dentro e che mi disturba, viene fuori ed è bene vederlo anche. E ogni luogo che mi toglie la pace deve diventare un luogo di affidamento e di crescita nella pace, un luogo di guarigione.